Ciao ragazzi, benvenuti nel mio vlog. Siamo qui a Viserba, la città dove abito, ed è un posto a cui sono molto legato e oggi vi porterò con me in una mia giornata, anche se siamo nella settimana prima di Misano, quindi dai, una settimana speciale. Comunque adesso vi faccio vedere un po' le mie coppe, le mie cose. Qui ci sono i ricordi più belli della mia carriera, diciamo, nel moto mondiale. Un po' di coppe, tipo questa qui del Mugello e questa, l'ultima che ho vinto in Austria, e tutti i cappellini, insomma, ci tenevo a fare una bella vetrina. Qui c'è la tuta del mio primo podio, che la tengo qui in camera perché è un momento molto figo, quindi mi piace averla qui vicino. E poi niente, tantissimi ricordi vecchi di coppe di quando ero piccolo, un sacco di foto. Orologio da Apollo. E niente, adesso andiamo in officina. Adesso stiamo andando in officina da mio babbo. È un posto abbastanza importante per me, ci vado tutte le mattine quando sono a casa dalle gare, ovviamente se non ho tipo lezioni di inglese. E dai, è importante, gli do una mano e poi è un momento di stacco, anche se non mi riposo, però è un momento di stacco un po' dalle corse, quindi a me piace. I tatuaggi sono due tatuaggi dei miei più grandi risultati, o almeno i risultati più importanti che ho avuto nella mia carriera da motociclista. Sono il mio primo podio, la mia prima vittoria, e ho deciso di... è partito tutto come un gioco con il mio capotecnico dell'anno scorso per questo tatuaggio, e però alla fine quando ho fatto il podio io l'ho voluto fare veramente, perché secondo me era un momento importante che meritava, insomma, qualcosa di permanente, ecco. E dopo ho deciso di farlo anche per la vittoria e spero di farne altri con altri grandi risultati che insomma, sempre da coronare, diciamo, sul mio braccio. Mi piacciono molto e adesso, come ho già detto, spero di riempirlo, ecco. Questo qui è il mio armadietto, lo condivido con il boss, potete vedere dal nome. Possiamo andare. Qui mia mamma, il suo ufficio. Lei si occupa di tutti i conti, la parte difficile, diciamo. Capo officina Doc e mi va qui che lavora. Siamo in officina e dai, do una mano un po' a tutti i ragazzi che lavorano, cerco di essere d'aiuto. Mi piace molto spattaccare nei motori e qui dai, ce ne sono di grossi, quindi c'ho da divertirmi. Qui c'è il camion del mio team che, visto che siamo nella settimana di Misano, l'hanno portato qui, gli abbiamo lasciato il posto per parcheggiarlo. E adesso andiamo nel racing. È il posto dove mio babbo, soprattutto quando correvo in mini moto e comunque dai, quando ci arrangiavamo un po' di più, metteva a posto tutte le moto, aveva i suoi attrezzi. E adesso ci sono le mie moto che uso per allenarmi, la mia mini GP, il mio motard, tutte le tute di quando ero piccolo, guarda quella là, quella è minuscola. E dai, tutte le mie tute, tutte le cose che uso anche adesso, i caschi, tutto.
Qui c'è la mia mini moto, la mia ultima mini moto. Questa è l'ultima che, con cui ho corso, molto bella, sempre numero 12. Oh va, vado via. Va bene. Vado in palestra. Ciao. Ci vediamo a casa. Andiamo a casa, ciao. Ciao ma. Niente, adesso sto andando in palestra e farò un salto anche da Roby, da Roby Starline, quello che mi fa i caschi, perché per Misano abbiamo preparato una grafica speciale e dai, vi farò vedere qualcosa e niente, ci vediamo là. Guardate Antonelli che sfoggia il nuovo mezzo. Il vlog di Benz, questo? È il nostro vlog. Il nostro vlog? Sono venuto da Roby. C'è un caffettino da Roby? E siamo qui a visitare i ragazzi che ci lavorano nei caschi. Ciao Cecco. Lui è quello che ha creato il mio casco, quindi numero uno. Allora, per Misano facciamo il casco speciale. Una idea mia, di Manu e di Cecco. Quindi non vi si può spoilerare niente, vi dico solo che è qui. Questo ve lo mostro dal basso, anzi un pelino anche, ed è pronto e a Misano lo vedrete. E niente, tra un po' andiamo in palestra, quindi toccherà fare un viaggio lungo perché la palestra è lì. Ok, allenamento finito e sono stanco ma sono contento. Adesso sono in strada verso casa e andiamo a mangiare e niente, dai, ci vediamo nel weekend di Misano. Ciao ragazzi, sono appena arrivato a Misano, adesso andiamo dentro. Tra l'altro un incontro speciale subito qui, Lubalda. Ciao Beth! Nostro Balda. Siamo beccati? Comunque è figo uscire di casa così, come tipo quando sei in giro in hotel, però prendi la macchina e vai a Misano. Spettacolo. Ragazzi, siamo arrivati nel mio box, siamo nel bel mezzo dei preparativi e niente, dai, vi aspetto carichi questo weekend e per un bel po' di divertimento, un bel po' di gas, ci vediamo a Misano. Ciao a tutti. Ciao.